Che sono io? Adesso. Zero. Zero. Che posso essere domani? Domani posso risuscitare da morte e cominciare da capo a vivere. Finalmente, io feci ritorno dopo la mia assenza di 2 settimane. I nostri erano già da 3 giorni a Roulettenburg. A me fu assegnata una stanzetta all'ultimo piano dell'albergo. Qui si sa, evidentemente, che io appartengo al seguito del generale, che sono il precettore dei suoi figli. Credevo di essere Dio sa quanto atteso, invece mi ero ingannato. Il generale aveva un'aria di somma indipendenza, parlò un poco con me dall'alto in basso e mi mandò da sua sorella Maria Filippovna. Era chiaro che in qualche luogo avevano trovato quattrini a prestito. Maria Filippovna era in grandissime faccende e mi parlò di sfuggita. Prese non di meno il danaro, lo contò e ascoltò tutta la mia relazione. A pranzo aspettavano Mesenkov, un francesino e un certo inglese. Come usa, se c'è denaro, ecco subito anche un convito alla moscovita. Fratellanza, fratellanza, fratellanza. Io ho brindato assai volentieri con voi, signor generale. Devo però ripetervi che non si può pensare di liberare 20 milioni di schiavi contadini e poi trucidare i polacchi che reclamano le proprie libertà. Mamma. Anch'io sono stato felice di aver brindato con voi, signor Marchese. Ma devo dirvi che la ribellione è ribellione e va domata. I polacchi hanno osato ribellarsi al nostro piccolo padre, lo zar. Però non posso fare a meno di ammettere di essere d'accordo con voi per il resto. I nostri contadini vanno domati con il knut, con la sferza. Con la sferza, con il knut. Volete del pane, mia cara? Sì. Sì, insomma, volevo dire che l'ordine deve regnare sovrano nel nostro paese e dovunque. Oh, Polina, che cosa è successo? Cosa un po' d'acqua, succede, ecco. Polina? Ecco, un benissimo. Pochino d'acqua, su. Beva, beva, beva. Bevi. No, un po' di tosse solamente. Passato? Passato? Grazie. No, no, non mi avete affatto capito, se permettete, signor generale. Nessuno meglio di noi francesi, non è vero, cugina Blanche? Nessuno meglio di noi francesi è in grado di comprendere gli ideali che possono aver spinto lo zar Alessandro ad abolire la servitù della gleba. Ma devo dire che è stato un gesto affrettato e temerario. Le finanze della povera Russia dove andranno a finire? Ditemi, signor generale, dove andranno a finire? Ma, veramente io non lo so dove... dove andranno a finire? Qui vi aspettavo, mio stimatissimo amico. Voi siete un tipico rappresentante dell'anima russa. Fate le cose e non pensate al domani, alle conseguenze che le vostre azioni potranno provocare. E intanto l'economia del paese va a rotoli. E le finanze russe non potranno mai, dico mai... mai essere rimesse in sesto. Sinceramente non credo che le cose siano un punto così grave. Sì, non credo così grave. Non grave. Gravissimo. Oh. A un punto tale che io non mi meraviglierei davvero se dall'oggi al domani... Certo dovessi... che quest'anno per i russi è quasi impossibile pranzare negli alberghi. Ah sì? Se siete una persona che si rispetta vi capita invariabilmente di essere insultati. Oh no! A Parigi e sul Reno, perfino in Svizzera, vi sono tanti polaccuzzi e francesini con essi solidali che non è possibile pronunciare una parola solo che siate russo.
Vuol dire che qualcuno in qualche luogo vi ha già dato una lezione. Non esattamente. Io a Parigi questionai prima con un polacco, quindi con un francese, un ufficiale che lo spalleggiava, ma poi quasi tutti i presenti si volsero in mio favore quando raccontai come avevo voluto sputare nel caffè di un monsignore. Sputare? Proprio così. Quando sembrò che dovessi fare una scappata a Roma per una certa faccenda, andai alla cancelleria del Santissimo Padre a Parigi per far vistare il passaporto. Lì un abatino sui 50 anni, secco, gelido, mi pregò di attendere. E mi fece attendere a lungo. Nel frattempo avevo sentito qualcuno attraversare la stanza attigua ed entrare dal monsignore. Poi entrò uno sconosciuto, un austriaco, e subito lo accompagnarono di là. Allora mi seccai molto. Dissi all'abate che se il monsignore riceveva gente, poteva sbrigare anche me. L'abate non credeva alle sue orecchie. Col tono più sfacciato, come se fosse lieto di potermi fare un affronto, esclamò: «Ah, e così credete che monsignore lascerà il suo caffè per voi?» Allora anch'io mi misi a gridare che ci sputavo dentro al suo caffè e andai avanti. Io sono un eretico, io sono un barbaro e se non la fate finita col mio passaporto ci vado io stesso dal monsignore. Ah, grazie. Un momento dopo il mio passaporto era avvistato. Vi siete salvato dichiarandovi barbaro ed eretico. Contento voi. Perlomeno a Parigi, nel mio albergo, si cominciò a trattarmi con molto più riguardo quando ebbi raccontato il mio battibecco con l'abate. Potei perfino raccontare impunemente di conoscere un uomo al quale un soldato francese nel 12 aveva sparato unicamente per scaricare il fucile. Quest'uomo era allora un bambino. Impossibile, famiglia... un soldato francese non spara. Conosco l'uomo, hai visto io stesso la cicatrice. Mi dico che non è possibile. Non è possibile. I soldati francesi non si sparano ai bambini. Invece di arrabbiarvi, perché non rileggete qualche brano delle memorie del generale Perosky, che nel 12 fu prigioniero dei francesi? Me ne infischio delle memorie! Signori, Maria Filippovna si mise a parlare di non ricordo che cosa per interrompere quella conversazione, ma Mr. Estri, la mia discussione col francese, piacque molto e mi invitò ad alzare il bicchiere con lui. Nel pomeriggio mi riuscì come bisognava di parlare con Polina Alexandrovna. Avete il denaro? Sì, vi ho portato quanto ho potuto ricavare dai vostri brillanti. Quanto? 700 fiorini. È tutto quello che ho potuto ricavare. Perché così poco? Mi occorre del denaro. Almeno 2000 fiorini. Bisognava procurarmelo, altrimenti... Se lo avessi ve lo darei io. Voi. Voi. Nadia, vieni sì. Vieni sì. Oh. Qui. Già. Che cosa è successo di nuovo qui? Durante la mia assenza. Niente. Da Pietroburgo si sono ricevute due notizie. Prima, che la nonna stava molto male. E poi, due giorni dopo, che pareva fosse già morta. Questa notizia è di Timofei Petrovic. Lui è un uomo preciso. E adesso attendiamo un'ultima, definitiva notizia. E così? Qui sono tutti in attesa di... Naturalmente. Tutti. E tutto. Per 6 mesi non hanno sperato che in questo. Anche voi sperate? Io non ne sono affatto parente. Sono soltanto la figliastra del generale. Ma so di certo che la nonna si ricorderà di me nel testamento. Penso che a voi toccherà moltissimo. Perché? Perché? Ditemi una cosa. Il marchesino
E anche lui iniziato tutti i segreti della famiglia? Perché vi interessa saperlo? Sono sicuro che il generale è riuscito a farsi prestare del denaro da lui. E con questo? Un uomo come il francese darebbe il suo denaro se non sapesse che deve arrivare l'eredità della nonnina? No. No. Avete ragione. Appena saprà che nel testamento sono nominata anch'io, chiederà subito di sposarmi. È questo che volevate sapere? Io credevo che ve l'avesse già chiesto. Sapete egregiamente bene che no. Dove avete conosciuto l'inglese? Ero sicuro che adesso mi avreste domandato di lui. L'ho incontrato la prima volta in Prussia sul treno. Eravamo seduti l'uno di rimpetto all'altro e abbiamo parlato. Gira il mondo, è stato capo nord. Ha intenzione di visitare la fiera di Nizhny Novgorod. Non mi sono imbattuto mai in un uomo più timido. È timido fino alla stupidità, proprio così. Ed egli stesso lo sa perché non è punto stupido. Del resto è molto simpatico, quieto, facile innamorarsi. Certo è già innamorato di voi. Sì, certo. È già innamorato di me. Ed è 10 volte più ricco del francese, lui. Al vostro posto sposerei l'inglese. Che cosa volete dire? Il francese è più bello, né più banale. L'inglese è onesto ed è ricco. Sì, ma in compenso il francese è più intelligente. Ed è nobile. Sarà poi vero. È vero. So bene che le mie domande vi infastidiscono, ma so anche che voi mi rispondete con stravaganza soltanto per farmi stizzire. Certo, mi diverte vedervi stizzire. Già per il solo fatto che vi permetto domande simili, dovete pagarmela. Io mi credo in diritto di farvi delle domande, Polina Alessandrovna, proprio perché sono pronto a pagare per esse. Come più vi piace. L'ultima volta sullo Schlangenberg mi diceste che eravate disposto a gettarvi a capofitto alla mia prima parola. E là c'è uno strapiombo di un centinaio di metri. È che la mia vita adesso non la stimo un bel nulla. Io la dirò un giorno, questa parola. Soltanto per vedere se voi vi getterete. Mi siete odioso, ma finché mi siete necessario, bisogna che vi conservi. Consentitemi un'ultima domanda. Che cosa rappresenta qui la signorina Blanche? Non via. Lo sapete benissimo cosa rappresenta la signorina Blanche. Diventerà generalessa se la nonna fa il suo dovere e muore. Perché la signorina Blanche e la sua cara mamma e il marchese cugino in terzo grado sanno tutti benissimo che siamo rovinati. Ma il generale è innamorato per davvero. Adesso non si tratta di amore, Alexei Ivanovich. Prendete questi 700 fiorini e andate a giocare per me. Vincetemi alla roulette quanto più potete. Mi occorre del denaro, molto denaro. E devo andarci io? Io non posso. Sarebbe sconveniente. Andateci voi per me e portatemi del denaro. Molto.
Entrai nelle sale da gioco con una sensazione fastidiosissima. Là dentro, fin dal primo sguardo, ogni cosa mi spiacque. Tutto mi parve lurido. In certo qual modo, moralmente brutto e lurido. E particolarmente brutti là dentro mi parvero il rispetto per la propria occupazione, l'aria seria e perfin reverente con cui tutti attorniavano i tavoli. Il cuore, lo confesso, mi martellava e io non avevo sangue freddo. Sapevo con certezza e già da lungo tempo avevo stabilito che da Roulettenburg non sarei andato via senza giocare e naturalmente vincere, che sarebbe sopravvenuto nel mio destino qualcosa di radicale e di definitivo. Così è necessario e così sarà. Per quanto sia ridicolo che io tanto mi aspetti dalla roulette, mi chiedo perché il gioco sarebbe peggiore di un qualsiasi altro metodo di far denaro, del commercio per esempio. È vero che qui guadagna uno su 100, ma a me che importa? Da principio tutta questa faccenda era per me uno scritto cifrato. Indovinavo e distinguevo soltanto, bene o male, che le puntate si fanno sui numeri, sul pari o sul dispari, sul rosso o sul nero. Del denaro di Polina Aleksandrovna mi risolsi quella sera da rischiare soltanto 100. Vincis, noir, pere pass. Pere pass. Monsieur, faites vos jeux. Faites vos jeux, monsieur. Faites les jeux, monsieur. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Deux. Noir, pere main. Monsieur, faites vos jeux. Faites les jeux, monsieur. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Vingt-quatre. Noir, perd et passe. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Pour madame. Monsieur. Faites vos jeux, monsieur. Non chiedetemi più di farlo, però. Perché? Perché voglio giocare per conto mio. Pensate ancora che la roulette sia la vostra unica speranza e salvezza? Come fate a saperlo? Me l'avete detto voi 3 mesi fa. Tenete questo denaro e tornate a giocare per me. Se vincerete faremo metà. No. Sono convinto che ormai perderei. Anch'io sono arrivata a sperare unicamente nella roulette. E proprio per questo voi dovete continuare a giocare per me. E si intende, lo farete. Naturalmente, lo feci. Prima vinsi, vinsi molto anche, ma poi perdetti tutto, in un colpo solo. La sera a cena, la signorina Blanche mi trattò con insolito riguardo. Mi aveva visto poco prima perdere senza battere ciglio una grossa somma e questo l'aveva colpita. Certo pensava che ne avesse ancora del denaro se lo buttavo così. Quanto denaro avete perso, mio caro? Abbastanza. Grazie. Mamma. E avete perduto denaro vostro? Certamente. Non vedo di chi. E dove l'avete preso? Ho cominciato con 100 fiorini. 6 o 7 colpi di fila mi hanno portato ad una vincita di 5 o 6 mila fiorini. Quando? Poi in 2 colpi ho lasciato là tutto. Ci
Ci vorrebbe più giudizio, amico mio, quando si è cominciato a vincere. Questi russi... Ah, le russe! Vogliono giocare, impazziscono per il gioco, non vedono che il gioco... e non sanno giocare. Secondo il mio parere, se permettete, penso invece che la roulette sia stata inventata proprio per i russi. No! Ma cosa dite? Dico quello che ho detto. E siccome non intendo parlare bene dei russi come giocatori, credo proprio di aver ragione. La roulette è stata inventata per noi. E su che cosa è fondata, di grazia, questa vostra opinione? Sul fatto che nel catechismo delle virtù e dei pregi dell'incivilito uomo occidentale è entrata storicamente, quasi quasi come un punto essenziale, la capacità di ammassar capitali. Il russo invece non solo è incapace di ammassar capitali, ma al contrario li sperpera. Per sua natura il russo è sregolato e scialacquatore. No! Bravo! Proprio così. Non di meno, anche noi russi abbiamo bisogno di denaro. E perciò siamo amantissimi di quei metodi, come la roulette, che permettono di arricchire in 2 ore senza fatica. Ma siccome siamo sregolati anche nel gioco, perdiamo, ecco tutto. Questo è giusto, sì, almeno in parte. No, è ingiusto. E non è bello che voi vi esprimiate così sul conto della vostra patria. Di grazia, non si sa ancora che cosa sia peggio. Se la sregolatezza russa o il sistema tedesco di ammassar denaro con l'onesto lavoro. Che pensiero assurdo. No, che pensiero russo. In verità vi dico che preferirei fare il nomade tutta la vita, come uno zingaro, piuttosto che inchinarmi all'idolo tedesco. Quale idolo? L'oro, il capitale, la potenza. Vedete, io sono qui da poco. Tuttavia ciò che ho potuto osservare rivolta profondamente la mia natura tartara. Tartara? Mamma, se ne passo io. Qui ogni cosa è punto per punto come nei libricini educativi tedeschi. Ogni casa ha il suo padre, il suo vater, enormemente virtuoso e straordinariamente onesto. Ognuno di questi frati poi ha una famiglia. E la sera tutti insieme leggono ad alta voce dei libri istruttivi. Sulla casetta stormiscono gli olmi e i castagni. Sul tetto la cicogna fa il suo nido. Tutto, insomma, è assai poetico e commovente. Oh, alle cene, vanno! Non attiratevi, signor generale, lasciatemi andare avanti. Queste famiglie, vi dicevo, sono tenute dal loro father nella più completa schiavitù. Tutti lavorano come buoi, tutti ammassano denaro. Il father conta sul figlio maggiore per aumentare la sua ricchezza. Perciò alle figlie niente dote. Così restano zitelle. E i figli minori si mandano soldati o vengono venduti come servi. E il danaro ricavato viene aggiunto al patrimonio di famiglia. Io non credo una parola di quanto state dicendo. Davvero? Si fa così, ve l'assicuro, ho visto e sentito io stesso. Oh, si intende. Tutto questo è fatto sulla base di un'estrema onestà. Perfino il figlio venduto sa di essere venduto per onestà. Ne è ben lieto egli stesso, che cosa si vuole di più? Oh, ma non crediate che tutto sia facile per il figlio maggiore. No, 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 no. Egli ha la sua promessa sposa, la sua Melchen. Oh, Melchen! Alla quale ha unito il suo cuore. Ma sposarsi non può. Non c'è ancora il capitale. Così aspettano, costumatamente, candidamente, e intanto gli anni passano. A Melchen ha ormai le guance sfiorite. Si è rinsecchita tutta. Alla fine viene il giorno che i fiorini necessari sono stati onestamente, virtuosamente messi da parte. Il father benedice il 40enne figlio maggiore e la sua 35enne Melchen, dal seno avvizzito e dal naso rosso. Intanto piange, fa la sua predica. E muore.
Cosa volete che vi dica, stimatissimi signori? Mio stimatissimo Mister Esther, io preferisco gozzovigliare alla russa e arricchirmi alla roulette. Voglio che il denaro serva a me, non essere io a servire il capitale. Ecco la mia idea. Io non so quanto ci sia di vero in quello che dite, ma so che state diventando insopportabili appena vi si lascia andare un tantino. Ho sentito che vostra sorella Maria è partita all'improvviso stamattina. Ah, sì, sì, onorabile signora. Ha dovuto partire per un affare urgente, urgentissimo. Ah, sì? Sì, prego. Scusate. Il telegramma è stato fatto? Ho provveduto io stessa. Prego informarmi urgentemente in caso di tragico, doloroso evento. Sta bene? Caro generale, come mi piacerebbe visitare la Russia. È ma vero che è molto fredda? Accompagnatemi alla passeggiata. Perché non vi accompagna il marchesino? Perché ho mascalzone. Ho notato che il francese non era in buona armonia con il generale. E ieri sera li ho sentiti gridare attraverso la parete. Il generale ha bisogno di denaro. E voi sapete benissimo che ha dato ipoteca di tutto al francese. Adesso questo ha chiuso i cordoni della borsa. Ormai tutta la proprietà è praticamente sua. E se la nonna non muore, entrerà in possesso di tutto. E in questo caso, per il generale, addio anche alla signorina Blanche. Mi sembra innamorato al punto di spararsi se lei lo abbandona. Anch'io credo che gli capiterà qualcosa. Com'è bello tutto questo. Ormai nemmeno le convenienze si osservano qui. Tutto è fatto senza cerimonie. Telegrammi su telegrammi spediti a Pietroburgo. È morta, non è morta. Perché non muore? Mi chiedo che cosa potrebbe esserci di più comico. Mi meraviglio che siate in così allegra disposizione di spirito. Di che siete lieto? Di avere perduto al gioco il mio denaro? Ve l'avevo detto che non potevo giocare per altri. E tantomeno per voi. Io vi obbedisco qualunque cosa mi comandiate, ma il risultato non dipende da me. Permettetemi una domanda, Polina Alessandro. È così grave per voi? Per quale ragione vi occorre tanto denaro? Perché questo interrogatorio? Ascoltate. Io sono assolutamente convinto che quando comincerò a giocare per conto mio, vincerò. Allora quello che vi occorre lo prenderete da me? No, non adiratevi per questa offerta. Io so di essere un tale zero per voi, che potete perfino accettare da me del denaro. Non può offendervi. D'altra parte, io ho pure perduto il vostro. Perché vi occorre del denaro? Sono semplicemente in debito. Ho preso del denaro in prestito e vorrei restituirlo. In prestito da chi? Dal francese? Come vi permettete? Siete ubriaco? No, ma sono vostro schiavo e degli schiavi non ci si vergogna. Né lo schiavo può offendere. Vi ho già detto che non posso soffrire questa vostra teoria della schiavitù. Smettetela. Vi faccio umilmente notare che io non parlo della mia schiavitù perché desideri essere vostro schiavo. Ne parlo così. Come si può constatare un fatto? Insulsaggine. Il fatto è che anch'io, come voi, avevo la pazzesca e strana idea che avrei vinto. Non lo so perché, ma ci credevo. Forse perché non avevate altra scelta.
se il debito è grande, quando si sta per annegare ci si aggrappa anche una pagliuzza. E allora perché anche voi sperate nella stessa cosa? Non lo so. So soltanto che appena comincerò a giocare per conto mio, non mancherò di vincere. Di vincere una somma enorme. Una fortuna, intendiamoci bene. E a che scopo occorrerebbe proprio a voi tanto denaro? E voi perché volete saperlo? La teoria della schiavitù non la potete soffrire, ma la schiavitù la esigete. Rispondere, non discutere. Bene, sia pure. Il denaro è tutto. Col denaro io diventerei per voi un altro uomo e non uno schiavo. Solo ora avete detto che tale schiavitù è per voi una delizia. Bella ingenuità da parte vostra. Sì, sì. Per me esservi schiavo è una delizia. C'è una delizia anche nell'estremo grado dell'avvilimento. Forse c'è anche nello scudiscio, quando piomba addosso e strappa la carne a brandelli. Ma vedete, io voglio provare anche altri godimenti, qualcosa di diverso dall'umiliazione. Discorsi da lattante. In ogni situazione ci si può comportare con dignità. Tolto di peso da un saggio di calligrafia. Vale a dire, sarò magari un uomo degno, ma comportarmi con dignità non so. Che mi importa? Tutti i russi sono così. Sono troppo dotati di immaginazione per trovare con prontezza una forma decorosa. Così dotati che per avere una forma decorosa a un russo è necessaria la genialità. Cosa rara, evidentemente. Invece nei francesi la forma è così ben definita che un francese può avere un aspetto di straordinaria dignità ed essere personalmente un uomo indegno. È per questo che le nostre ragazze hanno un debole per i francesi. La loro forma è bella. Mentre poi, per parte mia, ammetto volentieri che non soltanto non ho forma, ma nemmeno dignità. Anzi, non mi do nessun pensiero della dignità. Ormai tutto si è fermato in me. E voi sapete perché. Già da molto tempo non so più che cosa accada nel mondo. Qui, altrove. Io, ecco, sono passato da Dresden e non so come Dresden. Poiché non ho nessuna speranza, i vostri occhi sono zero, lo dico apertamente. Dappertutto io vedo soltanto voi e il resto mi è indifferente. Perché cosa e come vi ami? Non lo so. Sapete che forse non siete nemmeno belle. Non so neanche se siate bello o no, neppure di viso. Il cuore di certo in voi non è bello. Un'intelligenza priva di nobiltà, questo è possibilissimo. È per questo allora che contate di comprarmi con il denaro. Perché non credete alla mia nobiltà? Quando mai ho fatto conto di comprarvi col denaro? Se non comprare me, contavate di comprare la mia stima. No, no, non è così. Ammetto che mi è difficile spiegarvi. Voi mi schiacciate. Non arrabbiatevi per questi miei discorsi. Voi stessa lo capite che non ci si può arrabbiare. Sono pazzo. Semplicemente pazzo. Del resto, se vi arrabbiate,
per me lo stesso. Quando sono solo nella mia stanzetta, mi basta ricordare, immaginare il fruscio della vostra veste e sono pronto a mordermi le mani. E poi per che cosa vi arrabbiereste? Perché mi dichiaro vostro schiavo? Approfittate. Approfittate della mia schiavitù. Approfittatene. Sapete che un giorno vi ucciderò? No, no. Non perché cesserò di amarvi o perché diventerò gelosa. Vi ucciderò semplicemente perché qualche volta mi sento trascinato a divorarvi. Ridete? Io non rido affatto. Vi ordino di tacere. No. Siete bellissima quando vi arrabbiate. Questo almeno lo so. E anche voi lo sapete. Penso che lo facciate apposta ad arrabbiarvi. Per essere più bella. Non vi rendete conto fino a che punto vi state abbassando? Non me ne importa nulla. Sapete, sapete che anche passeggiare insieme può essere per voi pericoloso. Qualche volta mi sento trascinato a battervi, a sfrecciarvi, a soffocarvi. Credete proprio che non ci arriverò? Dal momento che vi amo senza speranza, dopo vi amerei mille volte di più. Certo, se vi ucciderò bisognerà che mi uccida anch'io. Ma non subito. No. Tarderò il più possibile a farlo. Per provare a lungo questo intollerabile dolore della vostra mancanza. Sapete una cosa incredibile? Io vi amo ogni giorno di più. Eppure questo è quasi impossibile. E non dovrei essere fatalista. Ricordate solo Schlangenberg. Dite una parola e io farò un balzo in questa pista. Se l'aveste detto l'avrei fatto. Chiacchiere. Con voi ho bisogno di parlare. Parlare. A che scopo dovrei farvi saltare giù dallo Schlangenberg? Sarebbe inutile. Io vi vedo dentro, da parte a parte. Un piacere è sempre utile. E un selvaggio, illimitato potere su qualcuno, fosse anche una mosca, e anch'essa una voluttà tutta speciale. L'uomo è despota di natura e gli piace torturare. A voi piace terribilmente. Siete un vigliacco? Non lo so. Se vi dicessi, uccidete quell'uomo, lo uccidereste? Chi? Chi vorrò io? I francesi. Non fate domande, rispondete. Chi vorrò io, lo fareste? Ma mi direte una buona volta che cosa sta accadendo qui. Avete paura di me? Ma l'ho capito da solo quanti pasticci ci sono. Voi siete la figliastra di un uomo rovinato e pazzo, preso da passione per quel demonio di Blanche. E poi c'è quel francese. Col suo misterioso ascendente su di voi. E adesso mi fate una domanda simile e sul serio. Ma spiegatemi, spiegatemi una buona volta, altrimenti impazzirò. E ne farò qualcuna di grossa.
Vi ho fatto una domanda e aspetto risposta. Certo, ucciderò chiunque mi ordinerete. Ma sarete capace di ordinarmi? Ma cosa credete che vi risparmierò? Vi darò l'ordine e io me ne starò in disparte. Ne avrete il coraggio. Magari sì, ucciderete. E poi verrete ad uccidere me. Per vendicarvi. Vedete quella signora bionda? Quella che sta con il marito, il barone Wurmerhelm. Avvicinatevi a lei e ditele qualcosa in francese. Perché? Giuravate che vi sareste gettato nel baratro. Giuravate di essere pronto ad uccidere. Invece di tutti questi ammazzamenti e tragedie, vi chiedo solo di farmi ridere un poco. La baronessa mi è antipatica. E il barone non ammette confidenze. Vi bastonerà. Io voglio vedervi bastonato. Che cosa avete combinato? Alludete al mio incontro di ieri con un tedesco? Un tedesco? È un barone. Voi avete fatto a lui e alla baronessa un mucchio di villanie. Vi sbagliate, signore. Non ho fatto a nessuno nessuna villania. Ma se li avete spaventati? Niente affatto, li ho soltanto salutati. Intendete prendervi gioco di me? No, generale. Comunque, se il mio gesto è stato sconveniente, ne sono pentito. Sì, ma vedete, c'è una circostanza che può scusarmi. In questi ultimi tempi non mi sono sentito molto bene. No. Sono nervoso, irritabile e perdo facilmente la padronanza di me stesso. Questi sono sintomi di malattia. E sono anche delle attenuanti, secondo quanto la moderna scienza medico-legale ha stabilito. Eh già, ma il barone e la baronessa sono della vecchia generazione. A loro questo progresso del mondo medico-legale deve essere ancora ignoto. E perciò non accetteranno le mie spiegazioni. Ma... che ne dite, generale? Le accetteranno? Guai a voi se avvicinate ancora il barone e la baronessa. Essi hanno già avuto una spiegazione con me. A causa vostra, io sono stato costretto a chiedere scusa al barone. E gli ho dato parola che entro oggi stesso avreste cessato di appartenere alla mia casa. È stato il barone a pretenderlo? No, ma mi sono stimato in obbligo di dargli questa soddisfazione. Noi ci separeremo, egregio signore. Ecco il vostro denaro. Addio. Generale, la cosa non può finire così. Mi spiace molto che abbiate avuto delle seccature, ma scusatemi, come vi siete arrogati il diritto di rispondere per me al barone? Io non sono sotto vostra tutela e dei miei atti voi non potete rispondere. Io sono una persona giuridicamente responsabile e solo il mio rispetto mi trattiene dall'esigere da voi stesso una soddisfazione. Ma dico, ma siete impazzito! Ah, però devo lealmente avvertirvi che io non intendo perdonarla, barone. No, sono deciso a chiedergli formale spiegazione dei motivi per cui, avendo a che fare con me, si è invece rivolto ad un'altra persona. Guardatemi come, bene, come signore, se io fossi indegno di rispondergli personalmente. Io vi giuro, c'è un'autorità, ma vi arresteranno perché non commettiate violenze. No, non è lecito arrestare per violenze chi non le ha ancora commesse. D'altronde io desidero soltanto chiarire col barone la supposizione alquanto offensiva per me che io mi trovi sotto tutela. Non lo fate, per l'amor di Dio, Ivanovic, non lo fate. Voi sapete che io non posso avere delle storie. Io mi trovo in un momento delicato, molto delicato. Quando ce ne andremo di qui, io vi prometto che vi riassumerò. Alexei Ivanovic! Non inquietatevi, generale. Tutto finirà con la massima correttezza. Ve lo assicuro. Ma io non posso perdonarla al barone. Il mattino dopo avvisai in albergo che il conto lo mettessero a nome mio. Dopotutto la mia camera non era così cara
avevo 1600 fiorini e là alla roulette la ricchezza portata di mano. Avevo appena preso questa decisione che il marchesino mi abbordò tutto scodinzolante. Il generale mi manda a pregarvi di mettere da parte i vostri pazzi propositi. Quello che volete fare è molto spiritoso, ma penso che non vi riuscirà. Il barone rifiuterà certamente di ricevervi. Credo che vi inganniate. Vi prego, non lo fate. Per il generale sarebbe un grave colpo. Non capisco perché. Vedete, amico mio, c'è ora qui una situazione particolare. La signorina Blanche de Comminges. Voi capite, il generale è innamorato. Credo che presto si avrà un matrimonio. Non devono succedere scandali. E come c'entrano i miei scandali privati con le nozze del generale? Il generale deve stare molto attento, non attirare su di sé, sulla sua famiglia, insomma su tutti noi, l'attenzione. Intendete dire sul generale e sulla sua famiglia? O su voi e sulla signorina Blanche? Signore, vi prego, fatelo se non altro per la famiglia che vi ha ospitato come un figlio amato, stimato. Scusate tanto, dovrei farlo per la famiglia che mi ha cacciato. In questo caso permettetemi di dirvi che saranno presi dei provvedimenti. Ma come potete pensare che il barone non vi farà semplicemente mettere alla porta? Ma non andrò io da lui. Pregherò Mr. Astley di essere il mio secondo. Il barone lo riceverà e lo ascolterà. Se non volesse ascoltare nemmeno lui, Mr. Astley è un lord. Gli manderà a sua volta i padrini. E così lo scandaletto diventerà uno scandalone. Soddisfatto? Vi prego, non lo fate. E poi sono venuto per consegnarvi questo biglietto. Ho sentito che minacciate di fare delle sciocchezze. Poi vi spiegherò tutto. Ma ora vi prego, rinsavite e smettetela. Ricordatevi dello Schlangenberg. Vi prego di obbedirmi, se occorre, ve lo ordino. Se siete in collera con me, perdonatemi. Polina. Potete riferire che eseguirò gli ordini. Qual è mai il potere di quel francese su Polina? Una parola di lui e lei mi scrive biglietti, mi prega perfino. Vuol dire che lui la donna la tiene in non so quali catene. E così? Vi siete già liberato dai vostri? È già noto a tutti. Oh no, io ho avuto occasione di saperlo, perciò sono venuto. Prego. Grazie. Vi voglio bene e desideravo sapere dove andrete. Siete un uomo eccellente, Mr. Astley. Ma io non parto. Rimango qui. Rimanete qui? Mm-hmm. E perché? A voi lo posso dire. Amo troppo Polina. Comprendo. E quel francese... Che cosa c'è tra Polina e quel dannato De Grieux? Del marchese De Grieux e della signorina Polina voi non potete dire nulla. Le vostre sono soltanto supposizioni. Sì, è vero.
Ma io sono disorientato, ci sono tante cose che non capisco. Perché qui tutti hanno tanta paura di tutto? Da quella mia stupidissima ragazzata col barone si è tirata fuori una storia tale che perfino De Grie ha ritenuto necessario immischiarsi. E poco fa mi ha minacciato. E poi pregato. Tutto questo è fuori dalla consuetudine, dovete convenirne. Oh, sì. Ma tutta la faccenda riguarda esclusivamente la signorina Blanche. Lei vuole evitare qualsiasi scontro con i baroni Wurmerhelm. Ma perché? È molto semplice. 2 anni fa la signorina Blanche si faceva chiamare Madame Zelma. Allora non esistevano né la madre né il francese. Adesso sono tutti parenti e nobili, conti, marchesi. E quella volta che accadde? Era arrivata qui con un principe italiano, con carrozza, cavalli. Ma la signora perdeva molto al casino. E così un bel mattino il principe scomparve. Il debito all'albergo era enorme, la signora era in un guaio serio, piangeva, strillava da farsi sentire da tutti. Nello stesso albergo abitava un conte polacco. Madame piangeva, la porta del suo appartamento era socchiusa. Il polacco passando la vide e si interessò a lei, per farla breve. A cena si era già rapacificata e la sera si trovarono insieme al casinò. La mia impressione allora non era sbagliata. Oh, no, tutt'altro. Soltanto che la signora perdeva sempre e molto. E un bel giorno scomparve anche il conte polacco. E lei si rimise a piangere. No, non del tutto. Qualcosa le era rimasto fra le grinfie. Andò a giocare da sola. Perdette. Mentre puntava l'ultima moneta, vide accanto a sé il barone. Gli sorrise e gli chiese di giocare per lei 10 Luigi sul rosso. Per sua sfortuna era presente la baronessa, la quale reagì immediatamente. E dopo poche ore Madame Zelma era espulsa dalla città. E come ha osato tornare? Ah, ma è tutta cambiata. Dal nome al colore dei capelli, ora non gioca più. Possiede un capitale che presta ai giocatori, a forte interesse, naturalmente. E il francese? È in società con lei. Capite adesso perché non vuole testare nessun interesse né su se stessa né su coloro che la frequentano? Non vuole essere scacciato un'altra volta e vuole diventare generalessa. Ma perché non avete avvertito il generale? O almeno Polina. Lei non può mostrarsi in pubblico con quella donna. Il generale? Sì. Il generale ne sa sul conto suo tanto e quanto più di me. Eppure la porta a passeggio con Polina. E Polina accetta per essere vicina al francese. Capisco ora perché tutti aspettano con impazienza la morte della nonnina. Eh sì, se arriva l'eredità, il generale si sposa. Polina sarà libera e ricca e a De Grieux saranno restituiti finalmente i suoi quattrini. Non è solo questo. I miei bambini, siete stati buoni? Sì. Sì? Quando Polina avrà una dote, gli si butterà al collo, felice di offrirgliela. È così orgogliosa che finché è povera. Alexei Ivanovich! Alexei Ivanovich! Santo cielo! La nonna! Alexei Ivanovich! Zu! Balordo! Beh, e perché te ne stai lì impalato? Non sai dare il buongiorno? O è diventato superbo. Forse anche tu mi credevi già morta. Senti questa, Patapic. Mi hanno già sotterrata. Telegrammi su telegrammi mandavano. È morta, non è morta. Ma invece sono viva. E ben viva. Antonida Vassilievna, benvenuta. Sono un po' meravigliato. E perché? Sono salita in treno e sono venuta. Ecco tutto. È bello qui, eh? Fa caldo. I nostri sono in casa? Il generale. Certo, a quest'ora sono sempre in casa. Hanno anche qui tutto il loro cerimoniale. Ho sentito che tengono carrozze e cavalli, è vero? Sì. Eh già, signori russi.
quando sono rovinati via all'estero. Ma anche Prascovia è qui? Certo, c'è anche Polina. Polina? Polina? Oh, che ridicola smania di cambiarsi i nomi! Patapic! Su qua. Va da quel balordo del direttore e digli... Vieni qui, dove vai? Digli che ti dia un appartamento. Bello, comodo, non in alto. Bello, comodo, non in alto. Sì, mammina, sì. Ecco. E voi chi siete? Ho la mia servitù, via, 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 via. Marfa? Sì, mammina. Chiama Alexei Ivanovich. Subito, mammina. Alexei Ivanovich, la mammina vi vuole. Ma... Boh! Excusez-moi, madame. Vous en prie, vous en prie. Ma chi è quello là? Mister Estri. Antonida Vassilieva Tarasevich. Un inglese. Cos'ha da guardarmi così? Del resto gli inglesi mi sono simpatici. E adesso andiamo dai russi. Fammi strada. Su, alzate. Da questa parte. È meglio le rovine. Sarà una gita meravigliosa. Ma andiamo presto. Tardissimo, c'è. Non riesco da qui. Allora. Eccomi qua, al posto del telegramma. Anna, nonnina, ma che cosa? Che cosa, che cosa? Sono salita in treno e sono venuta. Ecco, che cosa? Perché mai ci sarebbe la ferrovia? Voi tutti qua mi pensavate già morta. Lo so bene, so tutto di quei telegrammi. Che spreco con quello che costano! E allora io prendo su e vengo a vedere da me come vanno le cose. Alexei? Quello là sarebbe quel francese. Oui, madame. Je suis enchanté. C'est un miracle, une surprise, charmant. Già, già. Charmant, charmant. Ti conosco, mascherina. E quella là chi è? Mademoiselle de Comminges, nonna, e sua madre. Alloggiano in questo stesso albergo. Sposata? Non ancora. Bonjour, madame. Bonjour. Madame? Bonjour, bonjour. Abbassa gli occhi, fa la graziosa. Si capisce subito il tipo. Un'attrice. Generale! Nonnina. Ti sei riavuto dal colpo? Credete ai sensi della mia più viva... Storie! Nonnina, ma come mai alla vostra età vi siete indotta ad un viaggio così disagevole? Così? Sei sempre lo stesso balordo. Ma del resto tutta l'intenzione di divertirmi. E non ti servo nemmeno rancore. Prascovia, vieni qua, non ti avevo veduta. Buongiorno, nonna, avete viaggiato bene. Ecco, finalmente una domanda sensata. Lo sai, sono stata a letto tanto tempo, finché un giorno mi sono stufato, cacciato via tutti i dottori e ho chiamato il sacrestano di San Nicola. Che è bravissimo. A guarire col fieno tritato. Oh, è bravissimo! E io è bravissimo! Beh, così ha guarito anche me. Il terzo giorno feci una gran sudata e mi alzai. E poi prendere il treno e venire qui è stata la cosa più facile e comoda di questo mondo. Che alloggio vi siete presi. E dimmi, Batiushka, dimmi, con quali soldi hai tutto ipotecato? E solo a quel francesuccio so bene quanti ne devi.
Nonnina, io mi meraviglio e poi insomma io non sono sottoposto al controllo di nessuno e le mie spese non superano le mie possibilità. Ma quali possibilità? Sono sicura che anche i tuoi figli li hai già spogliati di tutto, bel tuttore sei. Nonnina, dopo queste parole io non permetto. Ecco, bravo, e tu non permettere. Scommetto che sarai sempre attaccato alla roulette. Alla roulette? Io? Con la mia posizione, nonnina. Quante storie. È sempre il solito bugiardo. Bene, bene, vedrò da me come stanno le cose. Praskovia, mi spiegherai poi dove c'è qualcosa da vedere. Anche tu, Alexei Ivanovich. E tu, Patapic, prendi nota di tutti i posti da visitare. I posti da visitare, sì, mammina. Sì. Ah, bambini, vedo che state bene, eh? No, no, niente, niente, sbaciucchiamenti. Non mi piace baciare i bambini. Sono tutti appiccicosi. Praskovia. Vieni qua. Io ti vorrei anche bene, perché tu sei meglio di tutti loro. Hai anche tu un caratterino, figlia mia. Voltati. Non è un'attrice finta che hai nei capelli? No, nonna, sono i miei. Ah, meglio così. Alzati. Sei molto bella, lo sai? Perché non ti sposi? Bene, bene, me lo dirai dopo. No, adesso voglio andare a spasso. E tu perché hai il muso? Vi prego. Se vieni e tombe all'enfance. Porterò con me Alexei Ivanovich. No, nonnina, ma tutti quanti vi accompagneremo con grandissimo piacere. Sì, piacere, piacere, non farmi ridere. Intanto ricordati che a te, quattrini, non te ne do. Nel mio appartamento. E poi a spasso. Su, alzate. Principessa? Ma chi è quella là? Non so. Credo qualche contessa. Ma come, sei il direttore dell'albergo e non sai chi è? Perché l'hanno appesa lì? O perché ha gli occhi storti, eh? Non so. Ah, che tonto. Va bene, fammi vedere un po' quella statuina. Portala via, è brutta. Meno male, era tanto brutta. Quanto costa questo tappeto? Di preciso non so. Beh, dov'è che li fabbricano? Me ne informerò senz'altro, principessa. Che asino, non sa niente di niente. Supportatemi vicino al letto. Disfatelo. No, 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 disfatelo proprio. Via le lenzuole, le federe, i guanciali, tutto. Via, avvicinatevi. Alzate i materassi. Meno male, non ci sono cimici. Beh, portate via la biancheria, userò la mia. Marfa! Sì, sì. Apri i bauli. Subito, mamma. Portatemi là. Alexei, vieni a trovarmi spesso quando non devi fare lezione ai bambini. Non sono più al servizio del generale. Ora vivo qui per conto mio. Da quando? E perché? Ho salutato una baronessa senza osservare la pronuncia berlinese e così mi hanno fatto licenziare. Vecchio bavoso, hai permesso che si offendesse il tuo precettore, per giunta anche lo licenzi.
Ma siete proprio tutti dei gran balordi! Vi prego, sono affari miei. Tu non ti sei ribellato? Volevo sfidare il barone a duello, ma il generale si è opposto. E perché ti sei opposto? Tu, bambino, vattene, non sono affari tuoi. Allora, perché ti sei opposto al duello? Vi prego di non darvene pensiero. So condurre da me i miei affari. Sembrerebbe di no. Di grazia, nonnina. Vi sembra lecito incoraggiare i duelli? E perché no? Gli uomini sono tutti galletti, si sarebbero battuti. Pom, pom. Patapi! Sei proprio un gran babbeo, lo vedo bene. Non sai tenere alto il nome della madre Russia. Alexei, mi farei vedere questo barone? Ci penso io. Dov'è la roulette? Le roulette sono al casino, nelle sale da gioco. Perché ce ne sono molte. Parecchie. E la gente gioca molto. Chi molto, chi poco, dipende. Andiamoci. Ma come... come, nonnina? Non volete riposare dopo il viaggio? Non ne ho affatto bisogno. Su, andiamo! Ma che fa? Sarà meglio che andiamo anche noi. Da sola potrebbe commettere delle bestialità. Ah, Marfa, sì. Vieni anche tu con noi. Grazie, mamma. No, ma non è possibile. Non lo faranno entrare. Neanche Patatis lo faranno entrare. Sciocchezze! Perché una serva sa da lasciare a casa? Anche lei è una persona, no? Anche lei ha diritto di vedere un po' il mondo. E con chi potrebbe andare se non con me? Ma vi prego! Se ti vergogni, resta a casa tu. Generale! Monsieur pour la plain. Quanto ha vinto quello? 50.000 francs. Oh, digli che smetta, digli che prenda i suoi soldi e se ne vada. Ora perderà tutto, guarda. Patapic, mandagli Patapic. Digli che smetta. Basta, signore, smettete. Nonna, non si può gridare qui. Anna. Fenogé, monsieur. Oddio, che rabbia, si sta rovinando, non lo posso nemmeno guardare. Je suis fait, rien ne va plus. Noir, per e manque. Un plein pour madame. Quella signora ha vinto, meno male. Chi è? Una francese. Sapete, viene ogni giorno. Si gioca per un'ora e poi se ne va. Vince sempre. E adesso spiegami come si gioca. Sì. La roulette è composta di 17 fino alle 7. Il rosso, il pari e il dispari. Poi si può puntare. Zero. Cos'è zero? E perché prende tutto? Lui porta via tutto, hai visto? Lo zero, nonna, è l'utile del banco. Quando esce lo zero, tutto quello che c'è sul tavolo appartiene al banco. Già, ma come? Ma quelli che giocano non ricevono niente. Soltanto se è puntato sullo zero. In tal caso vince 35 volte la posta. 35 volte? Perché questi scemi non puntano? Ci sono 36 probabilità contrarie. Storie, tieni, to. Punta sullo zero, presto. Ma lo zero è appena uscito, non uscirà più per un pezzo. Aspettate un momento. Pace, punta. Ma nonna, punta, maledetto, punta. Le jeux sont faits, rien ne va plus.